Legnano, pioggia e grandine si sono abbattute sul palio di Legnano nel bel mezzo della manifestazione odierna, domenica 28 maggio. Un violento temporale ha interrotto la giornata alle 18:20, provocando una fuga generale dal campo e dalle tribune e mettendo corse di cavalli forse, poi confermate dopo quasi un'ora. Legnarello e Sant'Erasmo che si muovono sugli spalti dopo i riti religiosi mattinata in piazza San Magno, in uno stadio già ceduto a metà mattinata, fino al momento dell'interruzione per maltempo il corteo storico, gli onori del carroccio e la carica della compagnia morte era avvenuta secondo scaletta, ma con un lungo intervallo tra l'ingresso dell'ultimo rione e la seconda parte del corteo, chiuso dal carroccio, mentre il cielo carico di nuvole da est. In tribuna, sempre spettacolare l'assolo al sole del Legnarello, tanto striscione da stadio srotolato dalla prima all'ultima fila del proprio settore e campioni solidarietà con un secondo avversario in campo, stretti nel dolore a partecipare al lutto Sant'Erasmo che qualche mese fa pianse la prematura scomparsa Laura Bressanelli, castellana nel 2002, hanno coinciso la 12 vittoria della circoscrizione. La sua circoscrizione, a sua volta, lo ha ricordato con un toccante "I tuoi occhi sono la gioia che pervade il mio cuore al tuo aspetto". La corsa è stata finalmente confermata alle 1915 dopo i sopralluoghi sulla pista Fantini e il parere dei magistrati del palio con la commissione veterinaria. La sabbia silicea depositata sulla pista la rende più sicura per i cavalli in caso di pioggia, perché fondo è compatto. Quando il palio correva sull'erba, invece, rischio di cadute sul bagnato era molto più alto. Prima batteria interminabile subito in pista nella prima batteria due dei favoriti della vigilia, il Flora con Walter Pusceddu detto Bigino, autentica matrice dell'edizione dello scorso anno, Tigre e Sant'Erasmo con Federico Ares Arri Afrodite. Con loro, sempre in ordine di estrazione, Legnarello, rappresentato da Antonio Amsicora Siri Woody Woodpecker San Domenico da Silvano Vuo Mulas Vae Victis. Lunga a lungo termine alle spalle del canapo durata oltre 25 minuti prima della falsa partenza, anche a causa delle ripetute scaramucce tra i rivali di sempre San Domenico e Sant'Erasmo, con quest'ultimo sempre alle spalle. Mossiere Renato Bircolotti ha avuto il suo bel allineare i cavalli con calma, piano, vieni sotto, non voltarti senza mai ricorrere alle ammonizioni. Altra falsa partenza anzitempo, con Pusceddu che finisce all'esterno ma recupera alle spalle di Legnarello, mentre escono San Domenico e Sant'Erasmo di loro stessi impattando insieme nella terza curva. Mulas, rimasto a terra, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presenti in pista ed è uscito dal campo in barella nella caduta, ha riportato la frattura di una clavicola. Conseguenza, però, per i due puro sangue. Un altro secondo ritorno della batteria nella seconda batteria, al canapo verso le 20:50, sfida per i DIT.